Ringrazio l'amico Vincenzo Calabrese per aver realizzato i due video che adesso vedrete, che poi ho cucito e l'ho fatto diventare un solo video. Mi associo, sottoscrivo, condivido ciò che Vincenzo dice a proposito di Ubaldo, nel senso che Ubaldo in questi anni si è veramente molto impegnato. Ha fatto, credo, centinaia, centinaia, centinaia di video, anche con persone degne di tutto rispetto, affrontando argomenti scomodi, alcuni veramente molto scomodi, ma caro Ubaldo, te lo devo dire, te l'ho già detto anche via mail, per telefono, ne abbiamo parlato, insomma, stai prendendo un grosso abbaglio e purtroppo non sei l'unico. L'impegno di questo canale nel confutare, tra virgolette, le teorie, sempre tra virgolette, di Biglino non si esaurisce qua. Continuerà, affronteremo la questione anche da altri punti di vista. Su questo ci potete contare, nel senso che è un impegno ben preciso che ci siamo presi. Vi lascio al video di Vincenzo e naturalmente buona visione. Grazie. Ciao a tutti, era da parecchio tempo che non seguivo Accademia, ma quando l'altro giorno mi sono collegato a YouTube ho trovato un bel bottoncino con l'indicazione di questa nuova intervista fatta da Ubaldo a Mauro Biglino. E la cosa mi ha subito incuriosito, sono andato a vederla. Risultato, mi chiedo se Ubaldo capisco meno con chi ha poi a che fare realmente. Perché Ubaldo per anni si è esposto con studi brillantissimi anche su realtà storiche particolari, sconosciute, come per esempio i vari tranelli storici o comunque le realtà nascoste della Seconda Guerra Mondiale in vari ambiti. Quindi, per esempio, su chi davvero ha pilotato la politica e l'economia all'epoca e poi su tutta quella serie di miti, probabilmente falsi, che sono serviti per riuscire a gestire queste popolazioni mondiali, non solo europee, che hanno subito la guerra, vincendola o perdendola. Ora, con questo video di Biglino, mi trovo davanti un libero pensatore che si dichiara ex massone, parla giustamente delle sue idee, però basta sentire le parole e si intuisce che lui sarà uscito dalla massoneria, ma chiaramente ne propugna completamente ancora tutti gli ideali. E chi siano i manovratori della massoneria è sicuramente cosa nota. Ubaldo ne ha parlato in tanti video insieme anche ad altri. E a Ubaldo dovrebbe subito venire in mente quello che lui definisce quello staterello che è più piccolo addirittura della Sicilia e da cui arrivano tanti personaggi. Ora, su Accademia, per esempio, ci sono stati diversi personaggi nell'ultimo anno che hanno elogiato la massoneria in modo proprio aperto, indicando per esempio che questa ha promosso le rivoluzioni degli ultimi secoli. E qui viene una cosa di questo tipo, viene appunto elogiata. È come dire che tutto il mondo che c'era prima era tutto da buttare via in sostanza. E si parla di rivoluzioni, quindi per rivoluzioni io parlerei loro, anzi parlo di rivoluzione francese, moti dell'Ottocento, rivoluzione russa, la rivoluzione cinese, tutto il comunismo, la rivoluzione a Cuba e quant'altro, cioè già questo dovrebbe far pensare. E tutte queste rivoluzioni portano a qualche centinaio di milioncino di morti, non mi sembra cosa da poco, cioè se solo è stato calcolato che nel Novecento il comunismo ha portato a 100 milioni di morti nel mondo, direi che dirsi massone, insomma, dovrebbe essere non proprio un elogio, ecco. Comunque, questo è. Ora cosa succede? Che Biglino, sostanzialmente, nei suoi studi, che sono chiaramente tutti leciti perché ognuno può giustamente avere tutte le idee che vuole, però è impressionante vedere come certe idee vengono subito recepite dal pubblico italiano, soprattutto quello giovane, perché in realtà è quello chiaramente più attento a indicazioni, idee che possono sembrare
basate sulla scienza, basate su nuove interpretazioni, con i ragazzi che possono essere entusiasti di lingue antiche, però insomma si può rimanere meravigliati, ma bisogna sempre far andare il cervello, sapere chi si è, le proprie origini e soprattutto non sputare apertamente sulle proprie tradizioni e sulla cultura dei propri padri, perché qui stiamo arrivando a distruggere tutto quello che davvero è stato fatto nei secoli, anche da un punto di vista religioso. Ed è ridicolo che si creda che tutte le colpe del mondo ricadano sui cristiani, e in particolar modo sui cattolici, come se il cattolicesimo non sia stato l'elemento unificante per secoli nell'Europa, vogliamo dire il cristianesimo piuttosto che il cattolicesimo per essere più larghi. E che questo non abbia fatto altro che portare male. Peccato che tra i grandi meriti del cristianesimo antico, per esempio, c'è proprio quello di aver dato valore alla figura femminile, perché anche solo i Vangeli in cui si parla delle donne e la loro parola viene indicata come giuridicamente valida. In un mondo in cui le donne sostanzialmente, da un punto di vista giuridico, non erano apprezzate, non erano, la loro parola non valeva in sostanza, valeva solo quella degli uomini, oppure se si parla per esempio dei bambini, in un mondo in cui tranquillamente un bambino era succube dei genitori, ovvero era considerato cosa. Quasi in certe culture e poteva essere tranquillamente buttato giù da rupe tarpea se ci fossero state determinate situazioni fisiche, la cosa dovrebbe far pensare se davvero questo cristianesimo contiene tutti i mali del mondo, per non parlare appunto dell'indicazione di assistere i più piccoli, i minori e anche i malati. Comunque, si diceva che Bini sostanzialmente promuove questa nuova lettura dell'Antico Testamento. Attaccare l'Antico Testamento, parlando, interpretando in modo diverso, quindi facendo giustamente delle proprie ipotesi, è qualcosa che sposta l'attenzione in tante teste, perché è come dire che se è sbagliato l'Antico Testamento, allora tutto quello che viene dopo è sicuramente da buttare via. Ovvero, se la Bibbia non parla di Dio, anche il Cristo, che si dice figlio di Dio, non può essere Dio, non può essere quello che è. Ma qui, secondo me, si trova davanti a un minimo di ignoranza di fondo comune a tanti italiani che prima di tutto non hanno più una fede, ma non hanno più l'idea neanche della religione in quanto tale, o comunque di una morale religiosa. Fatto sta che quando io mi sento dire che l'Antico Testamento non parla di Dio, c'è da stare attenti a quello che si vuol dire, perché forse la gente non può immaginare che non parli del Dio degli ebrei e del Dio dei cristiani, ma che non parli in nessun modo di divinità mi sembra un'affermazione ben difficile da accettare. Perché? Ecco, si diceva che secondo Biglino l'Antico Testamento, la Bibbia non parla di Dio. E questo perché nella sua traduzione certi termini che vengono tradizionalmente indicati riferendoli a Dio, secondo lui non si riferiscono a divinità, ma ad altri esseri, ecco, ad esseri che lui identifica ben specifici, e questo lo si trova tranquillamente in tutte le sue trattazioni, ecco. Quindi, secondo lui, il Libro dell'Antico Testamento dovrebbero essere semplicemente dei libri di cronaca, in pratica. Sono
Solo che, secondo me, dire che un uomo dell'antichità abbia voluto semplicemente scrivere un libro di cronache per raccontare quello che lui o chi c'era prima di lui ha visto, quindi come l'uomo è stato creato, a me tutto questo sembra un pochettino eccessivo e anche riduttivo dell'intelligenza umana, perché l'uomo da sempre si è posto le domande fondamentali su chi lo ha creato e soprattutto su quale sia lo scopo della vita. Ora si sta arrivando ad attaccare anche il Nuovo Testamento, come dicevo prima, e questo mi rattrista davvero parecchio, perché appunto magari il libro Pensatore può indicare che la Bibbia non parli del Dio degli ebrei e del Dio dei cristiani, ma dire che quei testi siano stati redatti senza avere in mente la divinità, la religione, quindi non possono essere semplici libri di cronaca. Un uomo antico che si pone certe domande non può arrivare a scrivere certe cose solo per ricordarsele o per farle ricordare. È proprio perché internamente deve rispondere alle domande di prima, del perché della vita, di chi ha creato il mondo, chi ha creato la terra, chi ha creato l'uomo stesso. Quindi l'uomo antico non scrive libri di religione semplicemente per una cronaca. Ora, come si diceva prima, il risultato è che nel suo logico sarebbe: se il Dio dell'Antico Testamento non è Dio, allora neanche il Dio del Nuovo Testamento, quindi in sostanza Cristo, o per i cristiani la Trinità, anche quello sarebbe tutto un falso. E la cosa è abbastanza sconvolgente, ma soprattutto perché praticamente si arriva ad attaccare una cosa finendo per distruggerne un'altra, ma non per distruggerla, perché in realtà non si può distruggere il cristianesimo. Si può però sicuramente appiattire, quindi ridurre tutta quella che è la struttura, la teologia costruita in 20 secoli, ridurla a tutto quel buonismo che vediamo soprattutto praticato da certo clero oggi, per cui si combattono anche internamente dei dogmi per ridurre la forza stessa di quella fede e soprattutto per far abbassare le guardie ai fedeli in modo da permettergli di accogliere tutte le idee e anche individui che prima non avrebbero sicuramente accolto. Ecco. E questa qui è qualcosa davvero di deludente, ecco, agli occhi almeno di un cristiano che si ritiene tale, anche perché studiando un po' la storia della religione, bisognerebbe ricordarsi che da 20 secoli circa i cristiani hanno da sempre un certo nemico, e questo nemico è praticamente quel ramo da cui si sviluppa il cristianesimo. Che se qualcuno avesse piacere di leggere qualcosa di davvero alternativo alla cultura che si vede oggi, vi consiglierei questo volume, dove praticamente ci sono tante belle parole che nei secoli, soprattutto dall'inizio del cristianesimo, i seguaci dell'Antica Alleanza hanno elargito a piene mani ai cristiani. E in questo video la cosa che mi ha fatto più pensare è quando si esulta perché si dice: ah, per secoli si è detto che Isaia parlava di una vergine, invece si parla di una giovane donna. E questa cosa qui, che è stata ben accolta anche da Ubaldo, e questo davvero è, ripeto, è stupefacente, perché io non so come chi accetta le idee del cristianesimo e il messaggio del cristianesimo poi si diverta a dire che ho davanti a un grande accademico come Giorgio Vitali o altri che invece
tutto quanto il Vangelo, un'invenzione, con la figura del Cristo è un'invenzione, San Paolo ne parliamo, chissà chi era e chissà come l'hanno costruito, e tante belle cose. Quando invece bisognerebbe, prima di esultare a certe cose, capire i passaggi precedenti. Ovvero, per esempio, la sostanza è questo contrasto tra vergine e giovane donna. Ma i testi originali da cui bisogna partire, mi chiedo, sono quelli in greco o sono quelli in lingua ebraica? E mi spiego perché. Di originali ce ne sono tanti. Adesso non sono un filologo, non sono un esperto, questa cosa mi ha incuriosito in questi giorni e l'ho un pochettino approfondita. Risultato, abbiamo che il canone ebraico non accetta certi libri perché sono stati redatti dopo il terzo secolo avanti Cristo circa, secondo, terzo secolo avanti Cristo circa, ovvero in età ellenistica. Età ellenistica, quindi dopo Alessandro Magno, quando il Mediterraneo orientale e i territori anche a oriente di Israele erano divisi tra regni con sovrani che avevano quel miscuglio di culture che era evidente nei successori di Alessandro Magno in quel teatro. Quindi avevamo i regni ellenistici in Egitto, regni ellenistici in Grecia, regni ellenistici a oriente di Israele. All'inizio del terzo secolo, il sovrano ellenistico di Egitto chiese per la biblioteca di Alessandria ai rabbini di tradurre i loro testi sacri in greco e nacque quella che è conosciuta come Bibbia dei 70. Quindi la Bibbia dei 70 è una Bibbia scritta da ebrei, non è un'invenzione successiva a Cristo dei cristiani, è del terzo secolo avanti Cristo, redatta da rabbini ebrei in greco. Quindi per me è un originale, anche perché stranamente, che è quello che solitamente non viene mai indicato, quando arriviamo a parlare dell'età di Cristo, io qui tiro fuori questo librettino che si trova comunemente nei mercatini, forse a 1 euro, forse anche meno, che è la storia della Chiesa scritta da un frate predicatore. È un libro dell'inizio degli anni Ottanta. E qui, in poche righe, si viene a scoprire quello che era l'ambiente giudaico nell'epoca di Cristo. E qui si dice che in mezzo ai popoli dell'area romana, il popolo giudaico costituiva una parte distinta. I giudei della Palestina, la terra promessa della Bibbia, erano circa 1 milione. Quelli dell'emigrazione, 5 o 6 milioni, e formavano colonie importanti in Mesopotamia, Siria, Egitto e soprattutto ad Alessandria. E i documenti riferiscono dell'esistenza di circa 150 colonie giudaiche sparse nei paesi costieri del Mediterraneo all'inizio della predicazione degli Apostoli. Ovvero, nell'epoca di Cristo, in Terra Santa c'era 1 milione di giudei, ma fuori dalla Terra Santa, tra Egitto, Turchia, Mesopotamia, erano sparsi in quasi 150 colonie dei 5-6 milioni di ebrei. Questa è una cosa, è un rapporto 1:5-1:6 che secondo me ben pochi conoscevano. E questo spiega anche perché quando San Paolo comincia la sua predicazione, lui va sempre prima nelle sinagoghe. Ovvero lui, che diventa l'apostolo dell'apostolo delle genti, in realtà si trova in un ambiente da cui lui stesso proviene, perché lui proveniva da Tarso, quindi da
da una città dell'Anatolia, lui si trova in un ambiente in cui facilmente in ogni città si trova una sinagoga, e quindi lui, girando per l'Anatolia, tranquillamente sa dove andare e sa di trovare dei fedeli, dei seguaci di religione ebraica. E lui parte sempre dalla sinagoga prima di rivolgersi a quelli che lui considera pagani, quindi ai vari greci, per capirci. E questa è una cosa, ma questa faccenda qui della vergine o della giovane donna non è che è una cosa che era sconosciuta, anzi, io spesso sono stato preso in giro nei vari post che ho lasciato, perché quando indicavo che per ben leggere certi testi bisognava anche leggere le note esplicative, tante volte mi hanno detto che io sarei il lettore delle note, come se fossi l'idiota di turno. Ora andiamo a vedere questa qui, che è la Bibbia San Paolo, edizione CEI, cioè la traduzione fatta alla Conferenza Episcopale Italiana, e qui tranquillamente in quel passo che sarebbe Isaia 7,14 andiamo a leggere: pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Andiamo a vedere le note di questo passo, perché qui si è parlato nel testo di Vergine. Adesso, qui si legge che il nome Emanuele significa Dio con noi. Allora, non sappiamo come il re a cui questa profezia venne data tramite Isaia, non sappiamo come il re abbia inteso questo segno non richiesto, ma nella sua collocazione attuale l'oracolo non si esaurisce nella sua portata originaria di annunciare una gravidanza e la nascita di un bimbo quale memoria visibile della protezione divina sulla città assediata. Qui stiamo parlando dell'VIII secolo. È un fatto accaduto in quell'epoca. E la nota continua: vi è come un'eccedenza di senso, testimoniata anche dalla 70, che traduce il termine ebraico alma, indicante una giovane donna, con vergine, a sottolineare la natura misteriosa di questa figura del bimbo, che viene colorandosi di senso messianico. Nel Nuovo Testamento, il Vangelo di Matteo, capitolo 1, versetto 23, si serve della versione greca per considerare il passo isaiano come profezia del concepimento virginale di Gesù nel grembo di Maria. Ovvero, noi abbiamo che in un ambiente della diaspora, dove sostanzialmente c'erano quei 5-6 milioni di fedeli ebraici fuori da Israele, si leggeva la Bibbia dei 70 in greco, e quindi fu automatico per un ebreo della diaspora utilizzare il termine greco di vergine piuttosto che quello ebraico di giovane donna. Ovvero, c'è da chiedersi, ma qual è il vero originale dei due, e soprattutto in quella determinata epoca? Quale dei due sensi veniva comunemente accettato? E soprattutto se cerchiamo di renderci conto del mondo in cui ci si muoveva, perché riprendendo in mano il librettino da un Euruccio, Storia della Chiesa, edito una trentina d'anni fa, forse anche di poco più, andiamo a vedere che cosa dice nei vari partiti all'interno del giudaismo. Per cui posso leggere: tra i giudei esistevano diversi partiti o sette, anche a motivo delle diverse interpretazioni della legge. Il partito religioso dei farisei era composto da gente che osservava scrupolosamente la legge e le molteplici tradizioni aggiunte.
A questo partito appartenevano anche scribi e sacerdoti che per il loro zelo, talvolta soltanto esteriore, avevano il favore del popolo. Poi c'era il partito dei Sadducei, che era più politico che religioso. In opposizione ai farisei, essi ritenevano valida soltanto la legge, senza la tradizione orale. Tradizione orale sarà quella che poi sfociò nel Talmud. Perciò rifiutavano le aggiunte e gli sviluppi posteriori della fede ebraica, come per esempio l'immortalità dell'anima e la risurrezione dei corpi. Erano d'altra parte favorevoli all'ellenismo. Essi provenivano dalle grandi famiglie sacerdotali e via così. Poi qui si indicano per esempio gli Esseni, i Zeloti. Infine è da ricordare il gruppo etnico-religioso dei Samaritani, discendente agli abitanti dell'ex regno di Israele, che aveva per capitale Samaria. Esso era considerato scismatico dai giudei di Gerusalemme. Benissimo. Allora, in questo ambiente vengono fuori i primi cristiani. Ma qui mi sembra chiaro ed evidente che in questo ambiente venivano accettate anche diverse letture della Bibbia. Ovvero, gli originali in realtà non erano unici, erano già tanti originali diversi. Ci poteva essere chi credeva in un termine, chi credeva in un altro. E in realtà, visto che io ho fatto storia medievale all'Università a Milano, e nella prima lezione ci hanno insegnato una grande cosa. Cioè che lo storico non deve studiare solo quello che è successo, quindi non solo quello che è vero, ma anche quello che è stato ritenuto vero. Ovvero, può essere che nell'antichità il termine di Isaia unico fosse davvero giovane donna, punto. Ma all'epoca di Gesù, in un ambiente dove praticamente cinque o sei fedeli dell'antica alleanza erano esterni, erano fuori da Israele, quindi erano a contatto diretto perché vivevano lì. Basta vedere la storia di San Paolo per accorgersi della cultura anche diversa sua rispetto ad altri esponenti del giudaismo a Gerusalemme. In questo ambiente, probabilmente, e qui è dimostrato, c'erano varie credenze, varie indicazioni. C'era chi credeva in determinati volumi, chi accettava anche la legge scritta, anche la legge orale, non solo quella scritta, e sicuramente, come poi avverrà quando verrà finalmente stabilito il canone ebraico della Bibbia, ci sarà chi accettava certi volumi e chi invece non accettava altri. Per esempio, il canone ebraico esclude appunto tutti i testi successivi al III secolo a.C. perché molti di questi sono stati scritti non in ebraico, ma in greco. E magari sono anche stati scritti appunto in ambiente alessandrino, quindi sempre da ebrei, però fuori dalla terra di Israele. Il che vuol dire, sotto quel punto di vista, che sono stati scritti da autori, probabilmente non ispirati secondo loro, fuori da Israele, quindi in qualche modo possiamo dire bastarditi dal miscuglio con i pagani. Quindi abbiamo dimostrato che in una certa filologia già è ben indicato che esistono diversi originali che possono essere sia in ebraico sia in greco e che questo termine diverso è ben indicato. Ora vorrei usare un volumetto qui per fare una maggiore spiegazione del Monsignor Ravasi dedicato a Maria, la madre di Gesù. C'è un bellissimo capitoletto, qui siamo a pagina 58,
E qui si parla proprio di Isaia 7:14, cioè del passo, tra virgolette, incriminato. Ora qui c'è la bella spiegazione della situazione per cui la città viene messa sotto assedio e Isaia fa un oracolo al re. In particolare, qui è molto interessante questo passaggio di Monsignor Ravasi. Allora, innanzitutto la concezione e la nascita di un figlio. La giovane donna concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Questa creatura che apparirà all'orizzonte fosco di quei giorni nascerà da un alma. Perdonatemi la pronuncia, ma per me l'ebraico è davvero sconosciuto. Cerco di leggere quello che posso. Un termine ebraico che indica una giovane donna che non ha ancora partorito e che può essere nubile o coniugata. In ebraico, per indicare vergine, c'è un termine specifico, Betulà. Già San Girolamo, quindi IV secolo d.C., osservava che nel testo ebraico è scritto giovinetta e non vergine, ovvero è scritto Alma e non Betulà. È possibile pensare che gli ascoltatori di Isaia tendessero a identificare questa donna, nonostante l'indeterminatezza voluta dal profeta, con la giovane moglie del sovrano. Quindi, Monsignor Ravasi indica esplicitamente le stesse cose che abbiamo detto prima. Viene usato un termine in ebraico che sembra differente da quello che poi è stato tradotto in greco. Andiamo avanti. Andiamo avanti di un paio di pagine. E arriviamo a trovare l'indicazione messianica di questo passo, in cui si traccia un contrappunto tra presente e futuro. Una lettura che il cristianesimo fa a promessa attuata. Ovvero, venuto il Cristo, Matteo riprende il testo isaiano e lo vede realizzato nella sua pienezza di significato, che era solo sperata e intuita dal profeta Isaia. Il segno di Isaia, divenuto messianico in senso pieno, si fa così cristologico. L'Emanuele perfetto, intravisto in modo limitato in Ezechia, ora sfolgore nel Dio con noi Gesù di Nazareth, figlio di Dio in senso pieno e non solo adottivo come per il re Davidico. L'applicazione dell'oracolo al Cristo trascina con sé anche quella mariana. La giovane donna, madre di Ezechia, si trasfigura e diventa la madre del Messia perfetto, Maria, non più giovane donna soltanto, né sterile, come avveniva nei citati racconti di nascite celebri, come Isacco, Sansone e Samuele. Ma vergine, perché il figlio che da lei nascerà non proviene né da carne né da volere di uomo, ma da Dio. A questa variazione, come si è visto, l'Evangelista era già stato condotto dall'antica traduzione greca pre-cristiana della Bibbia, quella cosiddetta dei 70, che aveva reso Alma, ovvero la giovane donna, con Parthenos, vergine. Da questo momento in avanti il passo isaiano diventa perciò un luogo tipico della Mariologia. E mi piace continuare. Una delle più antiche raffigurazioni mariane nelle catacombe di Priscilla presenta la Vergine col bambino Gesù con Isaia al lato, mentre sopra incombe la stella della profezia di Balaam, il mago divenuto profeta in favore del popolo ebraico. Già nel secondo secolo il martire e apologista cristiano Giustino insisteva sul valore della testimonianza di Isaia, seguito da Tertulliano, da Cipriano, da Atanasio, da Epifanio, da Cirillo, da Basilio di Cesarea, da Gregorio di Nissa, da Giovanni Crisostomo, da Ambrogio, da Gerolamo, da Proclo, da Leone Magno e così via, in pratica da tutti i padri della Chiesa. Benissimo. Cosa dire? Allora, la domanda è, va bene fare la ricerca filologica accurata,
Ma al tempo di Cristo è chiaro che tra gli ebrei della diaspora, che ripeto, la diaspora non è quella successiva alla distruzione del Tempio, o però non solo, quella successiva alla distruzione del Tempio di Gerusalemme, ma era in atto già da molto prima. E a leggere e a ripetere i numeri di prima si parla di 5 ebrei sparsi per il Mediterraneo rispetto a uno stanziato in Israele. Quindi c'è una proporzione storica di popolazione che è davvero impressionante. E quindi può mai essere che l'Evangelista Matteo, riferendosi a quel passo di Isaia, sia stato l'unico ad attingere dalla Bibbia dei 70 in greco e a interpretare quel passo in senso pieno da un punto cristiano, come fu poi appunto con tutti i padri della Chiesa, e a leggere Vergine e non giovane donna? Questa è una domanda che serve anche a chiedersi, ma i cristiani sono fedeli dell'antica alleanza o sono fedeli della nuova alleanza? Perché va bene l'ecumenismo, il dialogo interreligioso e tante altre cose che si stanno vedendo negli ultimi decenni. A me sembra che con la logica di voler per forza immaginare una fratellanza stretta tra cristiani ed ebrei, avvenga che alla fine si distrugga completamente tutta una tradizione e una cultura che è ben distinta da quella dei fedeli dell'antica alleanza. Io spero di aver dato qualche indicazione e qualche voglia così di approfondire anche ad altri. E parlo da assolutamente non esperto, ma sicuramente da fedele cattolico e da appassionato di certi testi religiosi. Ecco, un saluto a tutti e ciao anche Ubaldo.